durante la conferenza hai fatto diverse domande, in particolare quali sono gli argomenti che hai voluto così approfondire, che vorresti approfondire riguardo a questi temi che abbiamo presentato oggi? Allora, sicuramente la cosa che più mi è rimasta impressa è il detto utilizzato proprio dall'imprenditore cambise, ovvero che l'unione fa la forza. Il marchio del Fucino potrebbe rispondere alle esigenze del mercato a livello extracomunitario e portare così un'immagine nuova a quello che è il Fucino e anche il concetto di innovazione fondamentale al fine di ottenere un'agricoltura di qualità anziché di quantità, che è ciò che oggi guarda il consumatore. Una cosa molto importante a mio avviso è anche l'agricoltura a chilometro zero. E la cosa che più mi ha colpito di questa mattina è la possibilità di crescita che c'è nel nostro territorio e l'importanza dell'unione, dell'organizzazione di produttori per poter affrontare il mercato e le richieste sempre più esigenti del mercato, della grande distribuzione. La colpita dell'incontro con i ragazzi, le domande che le hanno fatto, si aspettava, c'è stata molta partecipazione, se l'aspettava? Sì, ho visto che c'è stata una partecipazione molto alta di ragazzi e la cosa che mi ha sorpreso è che a differenza delle altre volte che magari uno vede i ragazzi tutti in poche che vanno di qua e di là, si sono messi proprio piano piano, più sta più si fermavano ad ascoltare, a vedere, a sentire, facevano pure qualche domanda, qualche cosa. Questo significa che è il settore che può interessare a loro e penso che, forse detto a modo mio, qualche cosa forse l'hanno recepito, speriamo di sì, perché è un peccato, perché sono giovani e sembra che non ci hanno futuro, invece ce ne sta tanto, speriamo che l'hanno recepito. Per me è stata una bella esperienza. Ecco, dicevamo che forse sarà l'occasione per iniziare a una collaborazione con la scuola per farli venire a vedere, almeno vedere da vicino il suo lavoro. Ma l'azienda nostra è disposta a ricevere, anzi negli anni addietro, quando su questa scuola stessa che ci stava mio figlio e conosceva qualcuno, non so se erano i professori, ogni tanto venivano con i pullman là. Adesso se vogliono venire noi siamo ben disposti a riceverli, a farci visitare, magari a farci capire come funziona oggi almeno per il momento l'azienda nostra. Sono venuti fuori molti temi in questa mattinata di incontro con i ragazzi e c'è un messaggio finale che ha voluto dare lei in particolare, anche all'attenzione, no, al territorio. Sì, noi collaboriamo già dall'anno scorso con questo istituto perché si è un po' stabilizzata la situazione dirigenziale e quindi abbiamo ripreso una collaborazione come Confagricoltura perché il territorio ha necessità di avere qualificati tecnici che possono venire anche da questo istituto e quindi stimoliamo la dirigenza, stimoliamo i professori a fare dei percorsi formativi adatti alle esigenze dell'imprenditoria agricola locale. Perché diceva a questi ragazzi, sì, c'è chi nasce imprenditore, che ha questa passione dentro, ma appunto ci sono molte opportunità di lavoro. Sì, l'agricoltura che abbiamo qui nel Fucino è un'agricoltura altamente professionalizzata, è un'agricoltura imprenditoriale, è un'agricoltura destinata a produrre derrate alimentari per la grossa distribuzione e per vasti mercati. È un'agricoltura che non può fare a meno dell'innovazione, e quindi l'innovazione porta con sé la necessità di avere anche dei tecnici specializzati che apportano innovazione e che utilizzano l'innovazione a favore appunto delle imprese agricole. Il professore cosa ne pensa di questa presentazione? Quali sono gli argomenti che secondo lei hanno interessato i ragazzi? Sì, devo dire che tutto sommato è in linea con quello che noi insegniamo a questi ragazzi del quarto e quinto. Io infatti stavo lavorando sulla sociologia rurale, sugli aspetti della commercializzazione con l'Unione Europea, eccetera. Quello che forse andava anche meglio articolato era il discorso dell'imprenditoria femminile, tant'è vero che il gadget che ho portato era proprio sulle pari opportunità, anche perché pare che uno dei
momenti più interessanti dell'agricoltura moderna è l'ingresso dell'imprenditoria femminile nell'ambito di tutto questo che noi abbiamo stamattina analizzato in piccolo in questi appena 13.000 ettari, dove la componente femminile ancora non esiste, purtroppo, è quasi tutta maschile. Quindi probabilmente le nostre ragazze, che hanno anche un numero abbastanza limitato, come vedete, rispetto alla media dell'istituto, forse andrebbero meglio motivate per poter in qualche modo intercettare quelle che sono le dinamiche moderne, non solo della grande distribuzione, ma anche delle piccole realtà come le nostre, legate al mondo dei parchi e l'agriturismo e i prodotti di qualità, magari le eccellenze del territorio, quelli di nicchia e comunque quelli a marchio CE, forse saranno il futuro anche delle generazioni che si andranno a determinare in questo ambito lavorativo, che è il settore primario, non più agricoltura solo, ma è un discorso abbastanza integrato anche con altre tipologie di lavori come i servizi all'agricoltura, che sono oggi forse la parte preponderante, che non quella solo produttiva di cui si parlava in questo convegno mattutino. Comunque è una scuola quindi dove il numero di ragazze è in crescita? Sì, diciamo rispetto agli anni precedenti c'è stato un piccolo incremento numerico da parte del mondo femminile, anche se c'è una resistenza da parte forse delle famiglie a vederli impegnati in un'attività che è stata sempre tradizionalmente maschile, cosa non vera per esempio nel terzo mondo, dove l'agricoltura africana è sostanzialmente legata proprio a questo momento, diciamo, del piccolo credito, dell'ingresso del mondo dell'imprenditoria giovanile e non solo della parte femminile della società, che non è secondaria a nessuno, anzi è preponderante, soprattutto in questo momento storico. Qual è lo spunto che avete avuto da questa mattinata che magari metterete poi in pratica? Diceva, abbiamo visto i ragazzi interessati sul tema dell'innovazione. Sì, sicuramente è stata una giornata importantissima, una proposta formativa di spessore, e infatti tant'è che i ragazzi veramente sono stati un pubblico maturo e partecipe. E dicevo, sono stati tanti gli spunti che sono giunti da questa giornata, e per esempio mi ha colpito molto l'utilizzo di un telo biodegradabile messo a protezione delle culture, e quindi ho proposto anche ai ragazzi e sicuramente ai docenti di utilizzarlo anche in piccole quantità e far sì che diventi questo bellissimo laboratorio che abbiamo fuori della scuola, possa diventare un laboratorio dove provare tutte queste innovazioni che ci vengono proposte dal territorio. Cosa ne ha pensato insomma di questa mattinata e quali sono, se avete preso, se ha preso, prenderà degli spunti da questa mattinata per il lavoro con i ragazzi? Io lavoro qui a scuola come insegnante, ma sono anche un libero professionista, per cui il contatto con le aziende mio è fondamentale, e riportare qui a scuola le novità è sempre stata una mia, diciamo, prerogativa nei confronti della scuola, quindi portare dentro l'istituzione scolastica ciò che arriva fuori nelle aziende ancor prima che l'istituzione scolastica spesso possa dare, diciamo, ai ragazzi, e questo oggi è venuto fuori dall'intervista ad Antonino Gambise. Quindi oggi è stato fondamentale perché i ragazzi hanno visto una realtà tecnica in parte, una realtà economica, perché la raccolta, la commercializzazione del prodotto, che sono argomenti per loro fondamentali per fare o la professione o per fare i futuri tecnici nelle aziende sostanzialmente. E questo è stato veramente proficuo oggi per loro. Tra l'altro io sono sempre il tramite tra le aziende esterne e la scuola, perché lavorando sul territorio ne conosco tantissime, anche l'azienda Gambise è un mio cliente, e quindi riportare le attività qui dentro diventa fondamentale. Perché lei esattamente che lavoro fa? Io sono tecnico, lavoro per una struttura che lavora a livello nazionale, che è la SATA SRL, che ha una sede ad Alessandria, una sede qui a San Benedetto dei Marsi, dove è il mio paese, una sede in Sicilia a Scicli, e ci occupiamo di sicurezza alimentare, ma facciamo filiera integrata in agricoltura, quindi servizi per la filiera integrata, e quindi siamo dai
dalla campagna, quindi dall'innovazione tecnica in campagna, nuove varietà, nuove tecniche, nuovi prodotti, al nuovi metodi di confezionamento nelle aziende, e soprattutto facciamo anche un lavoro importante per la sicurezza alimentare sia dentro le aziende agricole, sia nei centri di trasformazione e sia nei centri di distribuzione tipo Conad, dove peraltro siamo consulenti a livello nazionale.